Buongiorno a tutti. Abbiamo visto dunque che la filosofia come ricerca della saggezza, in Socrate, ma in un certo senso anche in Platone, Aristotele, in tutti i filosofi greci, coloro che hanno dato alla filosofia il suo nome e anche la sua essenza, abbiamo visto che la filosofia in quanto ricerca della saggezza è qualcosa che appare necessaria, come ci ha spiegato Aristotele, e anche estremamente utile, talmente necessaria, che per praticarla si può essere anche disposti a sacrificare la propria vita, come ha testimoniato Socrate, con l'accettazione della sua condanna a morte. Ma questa visione della filosofia, che è propria di Socrate, ma anche di Aristotele, di tutti i massimi filosofi greci, cioè di qualcosa di necessario e quindi anche di non solo, ma anche di utile, ha un presupposto, se ci pensiamo bene. Qual è questo presupposto? Il presupposto è che noi facciamo sempre quello che crediamo sia bene. Perché questo è il presupposto? Perché la scienza del bene o saggezza diventa qualcosa di estremamente utile, no? Senza di essa, diceva Socrate, vi ricordate, le altre scienze sarebbero inutili o addirittura dannose. La scienza del bene diventa qualcosa di utile nel momento in cui noi agissimo secondo ciò che riteniamo sia buono. Perché allora la scienza del bene diventa utile? Perché se io ad esempio credessi che fumare, diciamo, 80 sigarette al giorno o bere 10 litri di vino al giorno fosse una cosa molto buona, molto intelligente, evidentemente avrei una credenza, un'opinione sbagliata, non conoscerei ciò che è bene, quantomeno per il mio corpo, non sarei assolutamente saggio e presumibilmente mi dovrei pentire di questa mia credenza, perché sarebbe sbagliata. Quindi l'idea della filosofia qual è? Quella di correggere eventuali opinioni sbagliate circa il proprio bene per sostituirle con delle credenze giuste su quello che è il proprio bene. Una credenza giusta è un sapere, cioè se io so ciò che è il mio bene, sicuramente non commetterò l'errore di chi crede che il proprio bene sia una cosa sbagliata, come bere tanto vino o fumare tante sigarette. Ecco dunque che la scienza del bene diventa decisiva per in qualche modo spazzare via il campo da false credenze sul bene che non potrebbero che farmi del male. Ma tutto questo discorso, che comporta una dedizione alla ricerca del bene, cioè alla filosofia, che può addirittura portare a sacrificio della propria vita, tutto questo discorso poggia su un presupposto, no? In termini tecnici e anche geometrici si direbbe un postulato, cioè che le persone agiscano come credono che sia bene agire, sia che poi le loro opinioni siano buone, sia che siano cattive. Ma è proprio così? Noi agiamo sempre come crediamo che sia bene fare? Perché se fosse così, basterebbe disporre della scienza del bene, della saggezza, e agiremmo quindi sempre nel modo migliore possibile. Ma è proprio vero? Ebbene, questa questione è stata a lungo discussa, non solo dopo la morte di Socrate, dopo la fine della filosofia greca, ma anche al tempo stesso dei greci. Per esempio, durante la vita di Socrate c'era un poeta tragico in Atene, Euripide, il quale mise in scena una tragedia, Medea, diciamo, nella quale, in un momento culminante del dramma, costei, abbandonata da Giasone, suo marito, e disperata per questo, arrabbiata con questo che l'aveva abbandonata, a un certo punto decise di uccidere i suoi stessi figli avuti con Giasone per vendicarsi del marito che l'aveva abbandonata. No, quante volte ancora oggi, purtroppo, in certe famiglie i figli vengono usati persone separate come quasi strumento, no, per ricattare il proprio coniuge. Ma queste vicende, che a volte in casi rari della cronaca nera culminano anche in delitti commessi dalle persone sconvolte da queste situazioni, diciamo, queste situazioni in Euripide vengono, come dire, tradotte in forma tragica, no? Tra l'altro, piccolo excursus, se voi leggete la cronaca nera di oggi, no, sui giornali o sul cellulare, se vi occupate, vi seguite i delitti che vengono commessi, a volte afferrati, spesso all'interno delle mura familiari, e leggete le tragedie greche, trovate una corrispondenza, no? Infanticidi, uxoricidi, vicende che sembrano inconcepibili, che purtroppo si verificano ancora oggi e che sono state rappresentate in maniera sublime e archetipica dai greci nelle loro tragedie. Bene,
Torniamo al caso di Medea. Medea è quindi disperata perché abbandonata da suo marito, per rabbia nei confronti di costui, preda quindi dell'ira, che cosa fa? Uccide i propri figli. Ma la cosa interessante, dal punto di vista che ci interessa noi adesso, cioè di valutare se ciascuno agisca sempre solo secondo quello che a lui o a lei appare bene, è quanto segue. Nell'atto, nel momento in cui sta per compiere questo delitto, Medea esclama una frase in lingua greca che, tradotta in latino da Ovidio nelle Metamorfosi, viene resa in questa maniera qua: Video meliora bonaque, deteriora sequor. Cioè, vedo le cose migliori e quelle buone, ma faccio le peggiori, no? Seguo a secondo le peggiori. E quindi è come se Medea si rendesse conto che quello che stava per commettere, l'uccisione dei suoi figli, era un delitto orrendo, soprattutto da parte di una madre, ma nello stesso tempo provava una tale rabbia nei confronti del marito che l'aveva abbandonata da non riuscire a resistere e quindi abbandonarsi a questa ira, a questa passione che la conduce a questo orribile delitto. Quindi cosa significa? Cioè, qual è il messaggio? Euripide, che era contemporaneo di Socrate, come se implicitamente volesse contestare l'idea socratica, e cioè che ciascuno non può fare che quello che a lui sembra bene, sia che faccia male. Nel caso di Medea abbiamo questo tipo di situazione: una donna preda di una passione travolgente compie un atto che lei sa essere male, ma ciononostante lo compie ugualmente, no? E questo è una questione interessante, no? Quindi, se fosse vera la prospettiva di Euripide, esposta dalla tragedia Medea anche in altre tragedie, non sarebbe vero che noi facciamo sempre solo quello che a noi appare bene, ma si verificherebbero casi nei quali noi facciamo anche qualcosa che sappiamo essere male, ma rispetto a cui non riusciamo a resistere. Quella che nel linguaggio, della cultura cristiana si chiama tentazione. Cadiamo nella tentazione di un vizio, per esempio, che non necessariamente coincide con l'uccisione di un figlio, ma può essere anche un vizio come fumare, bere, eccetera, che sappiamo essere male, ma rispetto a cui non siamo in grado di resistere. Quindi uno potrebbe, se è un po' sciocco, bere tanto vino, fumare tante sigarette, credendo di fare una cosa buona, ma la maggior parte delle persone che si abbandonano a questo tipo di vizi o ad altri sa che quello che sta facendo è male, sia per il corpo che anche forse per l'anima, ma non riesce a resistere alla tentazione. Quindi non basta in questa prospettiva sapere che cosa sia bene per farlo, bisogna anche volerlo, no? Questo può succedere anche a uno studente, no? Che sa di dover studiare matematica, filosofia, storia, italiano, eccetera, sa di avere una verifica, un compito, sa che sarebbe la cosa giusta per se stesso, per i genitori, per l'universo, ma non ha voglia, non c'è sta voglia, si mette su internet, comincia a chattare, a giocare, a fare altre cose, non ha voglia, sa di stare sbagliando, ma non resiste alla tentazione di fare altro rispetto a studiare. Quante volte a noi succede, a voi, ma anche a noi, a tutti quanti, di non fare quello che a noi sembra giusto, pur sapendo che stiamo sbagliando, non resistiamo, ci abbandoniamo alla tentazione. Video meliora bonacque, deteriora sequor. Ecco. E questa, impressione che noi abbiamo di non sempre fare ciò che a noi sembra bene, che già Euripide aveva in qualche modo proposto, no, in forma letteraria attraverso la tragedia, si consolida con la fine del mondo antico e con l'avvento del cristianesimo, che è un tema molto importante che dovremo riprendere, perché riguarda tutta la civiltà post-classica, attraverso il Medioevo, ma aggiunge anche per certi aspetti i giorni nostri. Leggiamo ad esempio un passo di Paolo, San Paolo, che nella lettera ai Romani 7:19, capitolo 7, versetto 19, che cosa esclama? Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Quindi San Paolo si sente preda del peccato, che poi nella teologia cristiana verrà definito come peccato originale, al punto che anche se sa che sarebbe bene fare una certa cosa, e in un certo modo anche vorrebbe farla, non di meno non riesce a compierla e fa il male che non vorrebbe
non vorrebbe fare. In qualche modo la tentazione per Paolo è così forte, così potente, che non il sapere che è una cosa sbagliata, quella che la tentazione gli vorrebbe far fare, non è sufficiente perché lo possa fermare. Non si ferma e cede. La visione cristiana, come approfondiremo a suo tempo, è proprio questa, cioè la persona che crede in Dio, in Cristo, in Gesù, eccetera, il cristiano non crede con le sue, non pensa di riuscire con le sue sole forze a poter compiere il bene, ma ha bisogno della grazia di Dio, di un dono gratuito di Dio attraverso la morte in croce di Cristo, che in qualche modo gli dia la forza di fare ciò che altrimenti non riuscirebbe a fare. Il peccato originale, soprattutto per i cristiani, non è presente invece nella cultura ebraica in questa forma e neanche in quella musulmana. In quella cristiana, è presente questa idea del peccato originale. È così potente che anche se io voglio fare il bene, se non ho la grazia di Dio, non posso, non riesco a compierlo. E approfondiremo questo studiando il cristianesimo. Ma al di là che noi siamo meno cristiani, abbiamo comunque l'impressione, che ci viene anche da Euripide, che non sia proprio vero che sapere il bene sia sufficiente per farlo. Ci possono essere situazioni in cui, pur sapendo che una cosa è buona, non si riesce a farlo. Ci vuole la volontà, una forza di volontà. Ebbene, questa, diciamo, visione effettivamente lascia perplessi. Come se ne esce? Allora, qui la soluzione la propone Platone, che discepolo di Socrate, nonostante quello che leggete sul manuale, insomma, qualcuno dice, aderisce in realtà a questa visione socratica, come in gran parte tutta la filosofia greca. Cioè, per la filosofia greca, quindi per Socrate, Platone, ma anche per Aristotele e tutti i filosofi greci, la conoscenza, soprattutto nella forma della sapienza o sofia, quindi la forma della saggezza, la conoscenza di ciò che è bene, libera, emancipa da qualsiasi tipo di errore e consente a chi riesce a praticare la sapienza, a riempirsi di sapienza, consente di a chi riesce a questo, consente di vivere bene, di vivere nella virtù piuttosto che nel vizio. Per cui è sufficiente la conoscenza per la salvezza, potremmo dire, per la felicità almeno, no? Questa è una visione che appunto viene chiamata intellettualismo etico, cioè l'intelligenza, la comprensione intellettuale del bene è sufficiente per agire, per comportarsi, ethos, in modo buono. Intellettualismo etico, l'intelligenza, la conoscenza è sufficiente per l'azione, non serve la volontà, lo sforzo di volontà, l'impegno, è sufficiente la conoscenza. È così? Allora vediamo come possiamo risolvere il problema, che vuol dire ostacolo in greco, posto sul cammino dell'intellettualismo etico da Euripide, ad esempio, no? E da tutti coloro che non sono d'accordo. Platone, come risponderebbe alla questione posta dalla tragedia Medea di Euripide? Dunque, torniamo alla scena madre, no? Medea sta per uccidere i figli e dice: vedo che questa cosa è malvagia, ma non riesco a non farlo, no? Vedo invece che sarebbe bene non uccidere, ma mi abbandono al male. Come si può interpretare questa cosa senza uscire dall'intellettualismo etico? Sicuramente una parte di Medea vede che questa cosa è sbagliata, altrimenti non esclamerebbe: Medea, vedo che questa cosa è sbagliata. Tuttavia, un'altra parte di Medea evidentemente pensa che questa cosa sia giusta, altrimenti non la farebbe. Quindi, più che dire che esiste una scissione tra la conoscenza che questa cosa è sbagliata e il desiderio, la passione che induce a compierla, come sarebbe l'interpretazione, diciamo, cristiana, no? Io so che è una cosa sbagliata, ma il peccato mi domina e mi induce all'errore, o Satana, se vogliamo, no? Invece di ragionare in termini di conoscenza da una parte e passione o peccato dall'altra, si può ragionare in un altro modo. Si può dire che da un lato Medea sa che quella cosa lì è sbagliata e quindi cerca di resistere alla tentazione di compierla, dall'altro lato però forse non lo sa fino in fondo, una parte di sé crede che quella cosa lì sia invece buona, altrimenti non la farebbe. C'è una scissione nell'anima di Medea, una parte dell'anima che Platone chiama anima razionale o logica,
comprende che questo sarebbe un errore. Ma un'altra parte dell'anima, che Platone chiama anima irascibile, crede viceversa che sia una cosa giusta da fare, perché per punire il marito traditore Giasone, per punire Giasone uccido i miei figli, ed è una cosa intelligente da fare se voglio punire il marito Giasone. Cioè l'ira, la passione dell'ira, che sembra stupida, ha un suo modo di ragionare. Che cosa, diciamo, vuole questa passione? Come ragiona questa passione? La passione dice: io mi vendico del male patito uccidendo i miei figli, perché i figli sono la cosa più cara che può avere una persona, in questo caso Giasone. Io sottraggo a questa persona la cosa che lui ha di più caro, rinuncio anche ai miei figli, ma soprattutto li tolgo al mio marito nemico e così lo punisco. In questo modo Medea può vendicarsi. C'è un senso in questo, è terrificante, ma ha un senso, ha una sua logica. Vediamo che anche l'anima cosiddetta irascibile, quella parte di Medea che ragiona per spinta dall'ira, ha una sua razionalità, cioè fa un ragionamento e conclude razionalmente che la cosa migliore è uccidere i figli. C'è un conflitto tra due anime, una che ragiona che non è una cosa buona e quell'altra che ragiona che è la cosa migliore da fare. Prevale evidentemente, purtroppo per i figli, la parte che ragiona che quella è la cosa migliore da fare, ma è un conflitto tra due anime, ciascuna delle quali pensa diversamente dall'altra. Perciò, secondo Platone, non accade mai che uno faccia qualcosa che non vuole, perché se la fa, una parte di lui in qualche maniera la vuole. Non solo, non accade mai che qualcuno faccia una cosa che crede male, perché se la fa, una parte di lui crede che quella cosa sia buona, evidentemente, anche se un'altra riconosce che è sbagliata. E pertanto, qual è la conclusione? La conclusione è che io posso credere che una cosa sia buona, ma credere anche che sia malvagia. Se io sapessi fino in fondo che una cosa è buona, non potrei non farla. Se invece io la faccio, se io invece faccio una cosa cattiva, è perché certamente una parte di me crede che sia cattiva, ma io in realtà non so, no? Fino in fondo che è cattiva, non posso dire di sapere che è cattiva finché una parte di me la fa. Se io avessi realmente la sapienza o saggezza, non la farei assolutamente. Se io la faccio è perché sì, c'è una parte che recalcitra e cerca di resistere e crede che la cosa sia cattiva, ma c'è un'altra che crede che sia buona. È un conflitto tra opinioni, no? L'anima è divisa tra un'opinione e un'altra, prevale quella sbagliata e Medea uccide i suoi figli. Ma se ci fosse la sapienza o saggezza, la conoscenza fosse uguale, tutte le parti dell'anima coincidessero e avessero la conoscenza che quella cosa lì è sbagliata, non verrebbe compiuta. Quindi, secondo Platone, i casi come quello di Medea si spiegano con una scissione dell'anima, un conflitto interno all'anima, e questo viene esplicitato da un passo di Platone, il quale chiaramente pone la questione. Dice così: la stessa cosa non sarà mai in grado di fare o di patire insieme cose contrarie, nella stessa sua parte e nello stesso rapporto. Non è possibile che se qualcuno pensa che una cosa sia male, cioè da non farsi, la faccia. È contraddittorio fare una cosa che si sa di non dover fare. Com'è possibile questo? Perché una parte pensa che quella cosa non si deve fare e resiste al fatto di farla, ma un'altra parte evidentemente pensa invece che quella cosa si possa fare e la fa. Quindi evidentemente, se no, ci sarebbe una contraddizione interna. Così, ad esempio, quando, come nelle poesie di Catullo, che forse incontrerete, l'avete già incontrato, il poeta, rivolto alla sua amante, da cui è stato deluso, a lei rivolto, esclama: odi et amo, ti odio e ti amo. Quante volte nei rapporti anche affettivi c'è questa confusione di odio e amore? Non può significare che io odio e amo la stessa persona, perché sarebbe una contraddizione. Come posso dire a mia moglie, a mio figlio, a una persona a cui sono legato, ti odio e ti amo? O ti odio o ti amo, è contraddittorio, è come dire sei bianco e sei nero, non è possibile. Cosa vuol dire ti odio e ti amo? Vuol dire che per un aspetto ti amo, una parte di me ti ama perché ti desidera, perché le piace, eccetera, eccetera, ma un'altra parte ti odia perché mi hai fatto un torto, che mi hai tradito. Quindi c'è odio per una ragione, c'è amore per l'altra. Una parte asseconda un sentimento e l'altra asseconda un altro. Il comportamento dell'altro che ci ha tradito induce già una scissione. Una parte di noi continua ad amare, un'altra parte invece
odia e recrimina, ma io sono scisso a causa di quello che è accaduto. Non posso, se sono una persona unitaria, un'anima unica, simultaneamente odiare e amare, perché come se un triangolo avesse simultaneamente quattro lati, cioè se un triangolo è una 3, se un quadrato è una 4, ma non può un triangolo avere quattro lati o un quadrato avere una 3. Così se odio non amo e se amo non odio, sarebbe contraddittorio. Se odio e amo è perché sono scisso in una parte che odio e in una che ama, allora questo è compatibile, perché la stessa cosa può fare e patire cose contrarie in parti diverse e sulla base di rapporti differenti. Ecco dunque la soluzione che Platone dà al problema posto da Euripide, e quindi viene salvato l'intellettualismo socratico. Non so se la cosa vi convinca, ma questo è sicuramente il filo conduttore e il modo di ragionare di tutti i filosofi greci. Viceversa, un modo completamente nuovo e diverso di porre la questione sarà proprio del cristianesimo, no? E questo sarà tema di un altro approfondimento. Allora.